Parliamo con il presidente di Casa Letizia Moratti e gli chiediamo, nasce il 18 di marzo, cosa è successo da quella data? Beh, grazie. Dal 18 di marzo, dopo l'inaugurazione in cui abbiamo avuto tantissime persone che sono entrate nella nostra sede, le abbiamo salutate, ci hanno abbracciato e noi abbiamo abbracciato loro, abbiamo fatto già un percorso importante per esprimere il nostro concetto, il nostro modo di intendere questa partecipazione alla città. Come diceva Letizia, questa associazione è nata per un'idea di un gruppo di amici che si sono raccolti intorno a Letizia e alla sua grande e straordinaria umanità, alla sua capacità di dare sempre alla cittadinanza. Come sappiamo, appunto Milano è molto grande, ma noi vogliamo essere vicini e vicini invertendo un po' i parametri di quello che è di solito l'agire di queste associazioni con cui noi vogliamo fare sistema, con cui noi vogliamo essere assolutamente collegati. Ma la nostra idea è quella di ascoltare anzitutto, quindi non imporre un'idea, un format, un qualcosa di già fatto, ma la prima nostra idea, il primo nostro punto di contatto con la città è l'ascolto. Che cosa abbiamo fatto? Quindi abbiamo anzitutto ospitato un evento fuori salone dove abbiamo fatto esprimere degli artisti e dove è nato un concetto molto bello che si chiama Milano a colori. Milano a colori che sarà un po' la nostra idea di fondo che continuerà per tutti gli eventi di Casa Letizia, che porterà a settembre ad averne uno molto importante, di cui per il momento ancora non posso parlare, e via discorrendo, tutti legati alla città di Milano e tutti eventi legati all'idea di mettere insieme la bellezza della città. La bellezza intrinseca di Milano, perché Milano è una città che per noi è molto bella e da quest'idea di far emergere la bellezza, di ascoltare la città, noi abbiamo deciso di impegnarci. Dopo Milano a colori, dove abbiamo visto delle performance artistiche veramente interessanti, dove questi ragazzi hanno colorato delle foto, colorato, non dipinto, delle foto di Milano, che ritraevano degli scorci particolari, abbiamo avuto un incontro importante con il mondo dell'impresa. Quindi col presidente Galassi di Confapi, poi abbiamo invitato Licia Ronzulli, abbiamo invitato tutta una serie di persone, Aldo Colonnetti, l'Ordine degli Avvocati, soprattutto Dario Di Vico del Corriere della Sera e abbiamo parlato, sempre qui nella nostra casa, quindi senza grandi formalità, di cosa si potrebbe fare in concreto, senza filtri, senza, diciamo, mettere in campo i metodi classici di rapporto per ascoltare effettivamente da chi vive tutti i giorni la città cosa è necessario fare. E devo dire che il successo è stato netto, è stato importante, lo rifaremo presto anche un incontro simile con Confcommercio che ci ha chiesto di partecipare, con Assolombarda, lo faremo quindi con altre realtà produttive della città. Anche perché sempre più spesso noi incontriamo qui a Casa Letizia persone che ci propongono progetti, progetti per la città, per l'ecologia, per l'ambiente, per contribuire alla nostra idea di Green City che fa parte del nostro programma. E ecco, come dicevo all'inizio, l'ascolto, l'apprendere dai milanesi è effettivamente il canone principale del nostro agire. Noi vogliamo partire da qui. E poi creare un sistema di idee, un sistema culturale, implementarlo, per contribuire poi verso le istituzioni, quando avremo modo di esprimerci nei confronti del comune, della provincia, della regione, ma anche dei sistemi museali, anche delle altre associazioni, tutto quello che è il ricavato del nostro ascolto. Un altro evento importante che ci sarà il 23 giugno è un evento dedicato alle donne, ma in cui le donne sono soggetto e incominceremo una serie di quattro incontri dedicato a Milano e alle donne e il metodo sarà quello di sentire ed ascoltare donne che lavorano in città, che appartengono alle categorie più disparate, che sono impegnate nella vita cittadina e che potranno dirci come vedono Milano, che cosa vorrebbero in più, che cosa non vorrebbero
e che contributo intendono dare alla città.